E inizia Cittanovese Messina. San Pietro scoderla subito. Occhio a Crucitti, che la mette sul, verso il primo palo. Pallone messo fuori da Loia. Poi De Meglio di testa, cerca ancora Crucitti. Posizione regolare. Crucitti carica il bacino alto. Prima conclusione. Ci ha provato Crucitti con un gran mancino al volo. Cittanovese che cerca spazi sulle fasce con questo 4-4-2 disegnato oggi da Franceschini. Occhio all'errore, ma sbaglia anche Crucitti che non si aspettava il pallone. Pallone troppo lungo per Cuomo. De Meglio riesce ad anticipare tutti. Si scontrano due difensori. Ottovale di testa, cerca direttamente Crucitti che prolunga per l'inserimento di Orlando. Latella in uscita bassa, salva tutto. Crucitti, c'è San Pietro nuovamente. Cambia con Crucitti, che però perde il pallone attaccato da Garcia. Aloia in qualche modo riesce a liberarsi di San Pietro e andare dalle parti di Amato. Adesso Sessa apre verso Tripicchio, Fracapane su di lui, Tripicchio lo punta, uno contro uno, rientra anche Orlando, Tripicchio si libera per il mancino, Avella di pugno, anticipa Aloia sulla posizione di Fracapane. Orlando lo aspetta, poi salta un avversario, viene spintonato, non c'è fallo, c'è la Cittanovese che può uscire palla al piede con Sessa, che poi prova a lanciare con l'esterno verso Tripicchio, che la tiene viva, pallone che non è uscito, uno contro uno con Ungaro, entra in aria Tripicchio, carica il mancino sul fondo, Amato gira e va da Cuomo, e ora Neri apre dall'altra parte verso Cordova. Garcia prova a prolungare, palla buona per Aloia, il gol di Aloia, ma posizione irregolare. Allo scoccare della mezz'ora la Cittanovese trova il vantaggio, ma tutto fermo. Ancora Cianci, corto per Amato che ha libertà di manovra nel cerchio di centrocampo e può aprire dall'altra parte dove c'è Paviglianiti. Paviglianiti prova a crossare, Bruno di testa, pallone che resta al limite dell'area dove arriva Tripicchio, il cui tiro termina sul posto. Tripicchio guarda direttamente la porta, palla alta, quarantesimo. San Pietro buono, si sono invertiti, Ottovale buono ora, buono alla mezzala di sinistra, serve Orlando, c'è la sovrapposizione di Fracapane, Orlando va direttamente in area, Coralli prova a girarsi, riesce ad andare al limite dell'area, gran tiro di San Pietro, respinto da un difensore. Rilancio di Avella e finisce qui il primo tempo, Cittanovese 0, Messina 0. Si riparte, Cittanovese-Messina, punteggio sullo 0-0, inizia la ripresa. Buono, ora San Pietro, pallone addosso a un avversario, ritrovato dalla Cittanovese. Neri, Paviglianiti attaccato da Buono, riesce a lanciare verso Silenzi che si smarca molto bene, guadagna metri, può caricare il destro da fuori, centrale. Avella blocca i due tempi. Crucitti riesce a girarsi, può caricare il mancino, ci prova, Latella in due tempi. Occhio alla sventagliata di Sessa dalle parti di Tripicchio, che addomestica molto bene, sta arrivando Cordova, Tripicchio lo ignora, va con il sinistro, centralmente il tiro improvviso, debole di Sessa al tredicesimo. Bruno e Silenzi combattono i due, Bruno riesce a ritrovare il pallone, poi un po' di confusione e la Cittanovese ne approfitta solo per un attimo. Saverino lascia ribalzare, se ne va molto bene Saverino, poi cercava Crucitti, ritrova il pallone dove tocca un avversario, si cura in mezzo a due, Saverino fa tutto da solo, serve Crucitti, tiro ribattuto da Cianci. E ora il rilancio dall'altra parte dove c'è Tripicchio, Saverino su di lui, Tripicchio alza il pallone, riesce a servire un compagno, palla buona per Garcia che entra in aria, può liberare il destro, il gol della Cittanovese al 24esimo, e Garcia a segnare il gol del vantaggio con un destro raso terra con cui batte Avella. Cambia il parziale al 24esimo, Cittanovese 1 Messina 0.
però c'è spazio dall'altra parte. Ottovale fa giocare Fragapane, c'è Saverino che si sgancia. Fragapane temporeggia e va nuovamente dall'argentino, che riesce a liberarsi di Sessa, poi inseguito da due avversari, apre dalle parti di San Pietro, sale De Meglio, c'è Buono che riceve. De Meglio può ricevere sulla corsa, occhio a De Meglio che va a mettere in mezzo, pallone lunghissimo dalle parti di Saverino che rimette in mezzo Esposito, anzi Crucitti! Crucitti al 27esimo pareggia il Messina con il più classico dei gol dell'ex. Crucitti riesce subito a pareggiare con un sinistro al volo su sponda di testa di Saverino. Importantissimo l'ingresso di Saverino ancora una volta, come contro il Castrovillari. Adesso Cianci, 29 e mezzo se ne sono andati. Amato, Crucitti di testa, pallone buono per Esposito, occhio a Siglari dall'altra parte. Crucitti viene servito e poi va proprio a cercare nuovamente Esposito che prova il destro alto. Occhio a Crucitti che se ne va sulla destra, entra in aria, viene toccato, non c'è nulla, c'è rimessa dal fondo sempre Bruno. Prova a lanciare cercando Esposito, c'è il colpo di testa, Crucitti scavalcato dal pallone, può ripartire la cittanovese ora. Isabella, Sessa, prova a lanciare direttamente verso Silenzi, il gol di Silenzi al 43esimo. Viene ammonito Avella per proteste. Avella per l'ultimo disperato assalto del Messina. Finisce qui, il Messina cade a Cittanova contro la cittanovese che si impone 2-1.